aveva un coccodrillo e un dottore. Gennaro perdeva anche un minuto per fare l'amore. Ma la notte, 1, 2, 3. Ma la notte, la festa è finita. Gianna, Gianna, Gianna non perdeva anche un minuto. Gianna, Gianna, Gianna risparmiata un minuto. Senti, senti, io sono, sono Beniamino, ma non sono Juventino. Nel Milan, applauso, Milan, Milan. Com'è stata per te questa esperienza Erasmus a Malta? Ti è piaciuta? Molto bella. Molto? Esatto. E qual è però la cosa che ti è piaciuta di più? Lavorare alla mattina e alla sera di divertimento. Quindi un po' tutto? Un po' tutto. Un po' tutto. E la consiglieresti ad altri giovani? Sì. Sì, quindi è stata fantastica per te. Esatto. Esatto. Avere avuto Luca per 15 giorni insieme a noi è stato per noi un regalo perché non avremmo avuto altrimenti la possibilità di confrontarci con una realtà che c'è così tanto distante. E quando mi è stato proposto questa possibilità non ci ho messo granché ad accettare, ma perché era giusto così e sono contento di aver accettato questa proposta e la rifarei e consiglierei a chiunque dei miei colleghi di fare altrettanto perché avere uno staff di 8-10 persone che hanno la possibilità di relazionarsi con realtà così tanto distanti dal nostro quotidiano è stato veramente un regalo. È stato veramente un regalo e lo rifarei a occhi chiusi. E un regalo che ci siamo fatti e un regalo che ci ha fatto Luca, soprattutto. E quindi non potrò mai dimenticare che il primo giorno che abbiamo fatto il colloquio e faccio la stessa domanda di rito a tutti quanti, ovvero quando vuoi iniziare? Per me quello lì è fondamentale. Quando vuoi iniziare significa che misuro immediatamente la voglia che ha uno di fare e normalmente mi viene risposto fra 10 giorni, fra una settimana, fra un mese. E Luca penso che ci avrà pensato 0,1 secondo per dirmi subito, per cui il mio benvenuto è stato immediato. Quindi grazie Luca. Ciao, io sono Lorenzo. Io sono Enrico. E siamo stati gli accompagnatori di Luca nel suo viaggio a Malta. Questa esperienza è stata per noi molto stimolante e formativa. È sempre bello riuscirsi a mettere in gioco in queste nuove avventure e noi siamo partiti entrambi molto motivati. E devo dire che durante la vacanza comunque il nostro rapporto con Luca è migliorato. Infatti, nonostante qualche alto e basso, qualche piccolo litigio da nulla, abbiamo avuto una bellissima crescita del rapporto con Luca e se devo dire una cosa che ci siamo portati a casa, penso a un sorriso perché tutte le nostre avventure, situazioni,
sono finite sempre con una risata e è stata veramente un'esperienza che ci ha cresciuto dal punto di vista della responsabilità e dell'amicizia con Luca.